Io sono Yavin e questo video tratterò 10 curiosità su Doki Doki Pretty Cure. Sigla! Doki Doki Pretty Cure è una serie molto carina. Se la si guarda in sottotitolato italiano e non si prende a interesse la versione Glitter Force, che è una serie davvero poco interessante secondo me, anche perché gli cambiano completamente tutto di Pretty Cure, perciò non so cosa ne resta alla fine. Ma iniziamo subito con la domanda del giorno: qual è la vostra Doki Doki Pretty Cure preferita? La mia è Cure Rosetta. E ora iniziamo con le curiosità. 1. Doki Doki è la seconda stagione in cui i cittadini della città principale e le loro famiglie scoprono le vere identità delle Cure. Il primo caso è stato nell'episodio 45 di Fresh Pretty Cure, dove le Cure hanno rivelato la loro identità ai loro genitori prima di andare su Labyrinth. 2. Doki Doki e le Fresh entrambe hanno il motivo delle carte nei loro vestiti. Peach, Passion e Heart sono simboleggiate dal simbolo del cuore, mentre Bell e Sword sono simboleggiate dal simbolo del picche e Diamond e Pine sono simboleggiate dal simbolo dei quadri. Rosette simboleggiate dal simbolo dei fiori e Ace a quello del lasso. 3. I cattivi al servizio del Shellfish King sono basati su 7 peccati capitali. Vediamo quali. Allora abbiamo ira, marmo, avidità, Bell, acidia, leva, invidia, gola, lust, lussuria e goma, superbia. 4. Nel libro ufficiale completo di Doki Doki è stato rivelato che Rika non ha sentimenti romantici verso Ira, anche se ci sono stati inizialmente piani per svilupparlo. 5. Alice è stata inizialmente progettata per avere un fratello maggiore di nome Hiromishi, che era l'ex presidente del consiglio studentesco nella scuola media Ogai, ed è stato colui che ha portato Manna a diventare presidente al suo posto. Egli è stato infine tagliato a causa dell'idea di far sì che Manna avesse una cotta per lui. Questa è una menzione nel libro ufficiale completo di Doki Doki. Ma prima di andare avanti vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non lo siete già, iscrivervi al mio canale per curiosità sugli anime, manga e altro ancora. E ora andiamo avanti. 6. La doppiatrice di Makoto, Miyamoto Kanako, ha eseguito diverse canzoni per il franchising di Pretty Cure, comprese le ending di Yes 5 e Yes 5 Go Go di Kira Kira Pretty Cure Alla Modo e la opening di Ugotto. 7. È stato rivelato nell'episodio 35 che Makoto ha paura del dentista. Vorrei sapere chi non lo abbia paura del dentista. 8. Cure Ace è l'unica Doki Doki ad essere rappresentata non da un seme delle carte, ma dalla carta del lasso stesso. Questo potrebbe essere un riferimento ai giochi di carte come il poker, dove l'asso è una carta che può cambiare completamente il corso della partita. 9. Con la frangia sciolta, Aiguri assomiglia a Regina. 10. I compleanni. Cure Hato o Cure Hair. 4 agosto, Cure Diamond, 17 settembre, Cure Rosetta, 20 maggio, Cure Sword,
4 novembre e Cure Haze 1 dicembre. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace il Pretty Cure, trovate sul mio canale altri video curiosità sulle varie serie. E anche un video dove trovate tutti i vari compleanni. E basta! Bye bye!